Dialogo, non lo so se qualcuno si ricorda, abbiamo parlato a Capodanno riguardo alla donna samaritana, sì? E oggi continueremo parlando di questa donna che comunque non è un bel esempio dall'inizio, ma alla fine si è avvilata nel proposito del Signore Gesù. E Giovanni capitolo 4. C'era una sorella che stava arrivando da Siriate, ma no, non la vedo qua. Mi ha chiamato ieri, non la vedo e non so se ha perso forse la strada, è la prima volta che... No, Siriate, era la Siriate, non Siviglia, no, no. Giovanni capitolo 4. E la prossima settimana ricominciamo le lezioni con i bambini. Tutto e questo anno dobbiamo organizzarci meglio perché adesso non siamo più un gruppo, siamo una squadra. La squadra lavora insieme, ognuno ha un dono da parte da Dio e dobbiamo lavorare. Ok, va bene, leggiamo qua, grazie a Dio. No, però andiamo più avanti. 15, 4:15. La donna le disse: Signore, dammi di questa. Di quest'acqua. Quello è il titolo oggi dell'argomento, Signore, dammi di questa acqua. Chi vuole bere di quell'acqua? Sì? Possiamo fare una preghiera così, seduti, e possiamo chiudere gli occhi e aprire il cuore e dire come quella donna, Signore, dammi. Di questa acqua. Il Signore ha bisogno di un cuore aperto. Dio non vuole parlare con il fratello, con l'amico che è al tuo fianco. Dio vuole parlare con te. Tu hai bisogno. Io ho bisogno di questa acqua. Signore, parla in questa mattina, in questa giornata, in questo giorno. Con ognuno di noi, usate di me, Signore Gesù. Usate di me ancora una volta. Io semplicemente sono un uomo, Signore, uomo che ha sete di te. Ma tu sei, Signore, quella sorgente. Tu sei il fiume d'acqua viva, Signore Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Chi ha sete, venga. Ha detto il Signore. Quando c'è veramente sete, non esiste un'altra cosa più importante dall'acqua. Cosa è bere dall'acqua del Signore? Dobbiamo imparare. Quando questa donna apre, perché in questo momento la donna apre il suo cuore al Signore. Quando una persona dice, dammi, si apre di una maniera speciale e la donna gli dice, Signore, dammi di questa acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Continuiamo. Egli gli dice, va a chiamare tuo marito e vieni qua. Qua inizia il Signore a dare di quell'acqua. Cosa c'entra questo con l'acqua che sta chiedendo quella donna? Il Signore sapeva la necessità di quella donna.
E Dio inizia a parlare direttamente, perché Dio è interessato in parlare con me. Sì? A volte ci sono fratelli che dicono: il culto è stata una benedizione, peccato che tu non c'eri, perché la parola era rivolta a te. Non è così. Il Signore parla con me. Amen. Tu sei oggi da solo davanti a Gesù Cristo. Sì, come questa donna. E quella donna chiede: dammi di quell'acqua. Il Signore inizia a parlare con questa donna personalmente. Lei aveva una brutta reputazione nel suo villaggio, perché aveva cinque mariti. Allora non era un esempio di vita. E lui mette il dito nella ferita, perché Dio era interessato a guarire, a curare quella ferita. E dice così: e va a chiamare tuo marito e vieni qua. Possiamo dire che l'acqua inizia quando io veramente apro la mia vita a Gesù Cristo e gli dico: Signore, dammi di quella acqua. E quell'acqua inizia a farci capire chi siamo noi. Perché noi sappiamo come si comporta l'altra persona, ma purtroppo non riusciamo a capire chi siamo noi. Noi sappiamo quando sbaglia l'altra persona, ma quando noi sbagliamo ci difendiamo, ci nascondiamo dietro di qualcosa. E io so come cammina l'altro, ma io non riesco a... Io non so come cammino io. Allora la parola inizia. Quell'acqua inizia a entrare nell'interno di quella donna. E veramente la parola fa quello che dice. Possiamo leggere Ebrei 4:12, perché la parola di Dio entra, sì, dove nessun consiglio entra mai. Per quello è più importante la parola di Dio che qualunque consiglio umano. Sì, amen. Amen. Amen, amen. 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 Lo psicologo ha un buon consiglio, ma non ha la parola di Dio. Amen, amen. E il consiglio resta fuori e non può fare tante cose. Ma la parola di Dio entra e inizia a fare un lavoro particolare. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante. Dove? Dove, fino a dove penetra la parola di Dio? Penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture dalle midola, essa giudica e i sentimenti e i pensieri del cuore. Amen, amen. Guarda come la parola di Dio. Il Signore gli ha detto: tu hai avuto cinque mariti. E lei non si arrabbiò. Lei non se la prende con Gesù. Che mancanza di rispetto, come mi viene incontro con queste parole. No, quando la parola di Dio veramente entra, uno inizia a vedere che la sua parola è così pura, e che la propria vita, la nostra vita, è così sporca. E la parola di Dio ci fa vedere, è una radiografia, è un tac dell'anima. E in quel momento la parola di Dio dice: guarda che tu sei sporco, ma io ce l'ho l'autorità, io posso pulire e lavare la tua vita. Tu hai avuto una vita che veramente non è un gran esempio, ma io sono qua non per giudicarti, io sono qua perché voglio fare il mio capo lavoro nella tua vita. E inizia personalmente. Prima di sapere chi è Gesù, io devo sapere chi sono io. Amen. Ci sono tante persone che predicano la parola di Dio, è sano,
Come veramente spiegare la parola, ma non sono in grado di capire chi sono io. E quando io veramente sono informato chi sono io mi presento così davanti al Signore. Signore, tu conosci ogni cosa, tu conosci ogni pensiero, Signore. Quello che ho parlato al nascosto, Signore, Gesù, tu lo conosci, ma tu sei il mio Dio, vieni da me. È una cosa bella. Allora, la prima cosa, se tu vuoi bere dall'acqua del Signore che Dio sta offrendo, la prima cosa che farà quella parola è farti capire chi sei tu. E io ti faccio questa domanda: tu sai chi sei? È una bella domanda. Chi sei tu? Dove si nasconde il peccato? Qual è quel pozzo? Quando tu hai sete, forse qualcuno cerca quel pozzo, cercando l'acqua da tingere, perché ha sete. Ma il Signore dice, se tu bevi di quest'acqua, non avrà più sete. Per quello noi non abbiamo bisogno di cercare il peccato. Non abbiamo più sete. Amen. Continuiamo avanti. Allora, questo è bere dall'acqua del Signore. E prima di continuare, io vi chiedo, chi può autorizzare oggi al Signore Gesù di entrare in quella zona sporca? A quella zona che ancora non va d'accordo alla volontà di Dio, o quella zona che nessuno conosce, e che io le posso dire, Signore, ma tu lo sai, tu la conosci. E quello la mi fa piangere, Signore Gesù, ma io ti autorizzo, entra in quella zona là, inizia a fare quel lavoro. C'è un altro versetto, Isaia 6:1, e qua parlo, perché a volte noi parliamo su questo versetto, parliamo con le persone nuove, che ancora non conoscono la profondità, il piano di salvezza. Però qua, quando il Signore parla con Isaia, parla con il suo profeta. E guarda cosa Isaia 6:1 dice, la parola del Signore Gesù: nell'anno della morte del re Uzzia, vide il Signore seduto sopra un trono alto molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Diamo un salto al versetto 5:6-7. Allora Dio dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Continuiamo. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Mi spiego un po'. Lui era il profeta, lui predicava, lui era l'esempio di vita. Lui si appoggiava in quel profeta per parlare al suo popolo, e lui pensava che la sua vita veramente era, come dirlo, gradevole davanti alla presenza del Signore. Ma arriva un giorno in cui lui viene al culto, Isaia entra al culto, in quel culto non c'era nessuno, soltanto c'era lui e il Signore. Ok? E in quel culto lui inizia a pregare e vede una visione,
e il Signore direttamente che gli parla, e quando lui si trova davanti al Signore, cosa guarda? Guarda la santità del Signore e guarda la sua sporchizia. A volte noi, anche come fratelli, possiamo lodare, possiamo predicare, possiamo essere pastori, possiamo essere leader, possiamo gestire tante cose, e noi possiamo dire: io sono un uomo di Dio, io sono una donna di Dio, e quell'uomo era il profeta di Dio. Ma quando veramente ha avuto questa esperienza, lui si rende conto che le sue labbra erano sporche e che aveva bisogno di un intervento così urgente da parte del Signore. Guarda che quando questa acqua viene, noi ci rendiamo conto chi siamo. Chi sei tu? Chi sono io? E Isaia ha detto: guai, sono uomo morto, perché guarda, la mia natura è così peccatora, e io ho visto al Signore, miei occhi lo hanno visto. Ma il Signore dice: non ti preoccupare, ho un proposito per te. Amen. Mi piace tantissimo. Adesso tu sai chi sei. Allora tu saprai chi sono io. Alleluia. La prima cosa che noi dobbiamo imparare è chi siamo noi. Amen. E dopo di quello noi possiamo capire veramente chi è il Signore. Amen. Amen. Se noi veramente ci mettiamo dietro dalla mura, ci nascondiamo, mai riusciremo a vedere, mai riusciremo a vedere la gloria di Dio. E possiamo frequentare il culto ogni domenica, e possiamo lavorare tantissimo, e possiamo parlare a tutti quanti riguardo alla parola di Dio, possiamo testimoniare, ma veramente se noi non diciamo al Signore: entra, dammi da bere di quell'acqua. E quando uno viene a pregare qua o pregare là, uno inizia a piangere, perché si rende conto veramente che il Signore è così santo. Alleluia. E che noi ancora riteniamo tante cose che non ci convengono. Allora possiamo dire: il primo bicchiere d'acqua fa un lavoro. Qual è il lavoro? Qual è il lavoro di quell'acqua? Qual è il proposito? Farci capire chi siamo noi. Compito, chi sei? Chi sono io? Secondo, versetto 22, Giovanni 4. Inizia il Signore con un argomento. Dottrina. Quanti culti a livello mondiale si fanno oggi domenica? E quante chiese dicono: la dottrina non è importante. Come mai? Se la dottrina non è importante, cosa predico? Cosa dico? È importante la dottrina, è fondamentale la dottrina. Amen. Voi adorate quel che non conoscete. Noi, Gesù Cristo, ci convolge. Adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ci sono tante persone che adorano Dio senza conoscere. E quello stava spiegando il Signore Gesù: voi adorate quel che non conoscete, ma noi adoriamo quel che conosciamo. Ecco qua un problema: ci sono tante persone che adorano Dio veramente, ma senza
conoscenza. Amen, amen. E noi conosciamo a Dio prima personalmente. Dio ha fatto in me. Quella è un'esperienza personale. Ma dopo io devo conoscere Dio, sì, il Dio che ci spiega la Bibbia. Qua ci troviamo al vero, all'unico Dio. E noi sappiamo come si deve adorare. E qua inizia con la dottrina. Chi è Gesù? Gesù non è il secondo, non è il terzo, Gesù non è un angelo, Gesù non è semplicemente un ebreo in più. Gesù, ha detto la Bibbia e lo dice ancora, è il primo, è l'ultimo, è la salvezza, è colui che veramente ha creato ogni cosa. Dobbiamo conoscere, qua dobbiamo, adesso io so chi sono io. Il secondo passo è conoscere chi è Gesù Cristo. Guarda che Gesù ci spiega bene. Continuiamo avanti. Dice, la salvezza viene dai giudei. Perché? Perché Gesù Cristo, secondo la carne, è giudeo. Sì? È israelita. E per quello dice che la salvezza viene dai giudei. E la Bibbia spiega un po', Luca 2:21, riguardo alla salvezza. Cosa dice? Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù. Perché si chiamò Gesù? Capriccio della mamma? Perché si chiamò Gesù? Ecco, quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù. Il nome che gli era stato dato dall'angelo prima che gli fosse concepito. Per quello si chiama Gesù Cristo. Non è stato, non è un capriccio della mamma. È il nome, è l'unico nome, al di sopra di ogni nome. Un nome che porta salvezza. Quando noi diciamo nel nome del Padre, non diciamo niente. Perché il Padre non è nome. Amen. Quando noi diciamo nel nome dello Spirito, nessuno si chiama Spirito. Nel nome del Figlio, chi si chiama Figlio? Ma noi abbiamo il nome rivelato. Amen. Nome di Dio. Amen. Come si chiama Dio? Sarebbe la domanda, qual è il nome di Dio? Nell'antichità lui si chiamava, per dirlo qua nella Bibbia italiana, l'Eterno. Ma lui da conoscere il suo nome. Amen. E allora noi chiamiamo a Gesù per il suo nome. Come si chiama? Come si chiama Dio? Gesù Cristo. Amen, amen. Il mio popolo conoscerà il mio nome. Amen. Non tutti. Il mio popolo conoscerà il mio nome. Nello stesso capitolo, nello stesso libro, andiamo avanti, 25 fino a 31, sappiamo che lui si chiama Gesù Cristo, non è stato un capriccio umano. Viene in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli mosso dallo Spirito andò nel Tempio e come il genitore vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge. Lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo:
Ora, oh Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto. Cosa hanno visto? La tua salvezza. La tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti. Amen. I popoli. Amen. A livello mondiale. Amen. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ok? Allora, vedere l'acqua di Dio e non soltanto cantare, amen, e non soltanto saltare, amen, amen, e non soltanto venire in chiesa, amen, e dare un'offerta e dire che sono figlio di Dio. Vedere l'acqua di Dio e prima di tutto sapere chi sono io, dopo chi è Gesù, da dove viene la salvezza. Guarda che è una catena, sì? È un'informazione che noi prendiamo direttamente da Dio. E in quel momento io inizio a bere di quell'acqua della conoscenza di Dio. Amen. E io divento una persona forte nel Signore. Amen, amen. Non forte nel mio carattere, forte nel Signore. Amen. 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 Cosa dopo il Signore le dice quella, tu devi bere ancora di più. E continua e dice, l'adorazione, cosa, allora cosa possiamo intendere per l'adorazione? Cos'è l'adorazione? E cantare? Ci sono tanti che cantano, hanno una bella voce. Cosa, l'adorazione non è soltanto cantare. L'adorazione è la obbedienza. Amen. 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 Sì, sì. Quella è un'adorazione. Sì, sì. Io posso cantare tutto il giorno e fare la mia volontà. Amen. Amen. Posso digiunare tutta la settimana, come fanno alcuni fratelli. Io non critico questo, però ci sono persone che sentono tante predicazioni tramite internet e quando vengono in chiesa sono così pieni. Non sono pieni, non mi piace, non ho fame di Dio. E si abituano a questo e veramente non crescono nella conoscenza di Dio. Ma qua l'adorazione, vi dirò una cosa, Salmo 95:1 parla riguardo un po' alla adorazione. Guarda cosa viene dall'acqua di Dio. Un po' di pazienza. Venite, tutti, cantiamo con gioia. Hai sentito gioia? Alla, acclamiamo alla roca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi. Celebriamo. Celebriamolo con salmi, perché il Signore è un Dio grande. Non mi piace questo Dio grande, questa traduzione non mi piace, non è la originale, però comunque andiamo avanti. No, è un Dio grande, è il Dio grande. Amen. 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 Un gran re, il gran re, sopra tutti gli dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Sue il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite con conoscenza. Guarda che lui sta riconoscendo chi è Dio, cosa ha fatto Dio, cosa ha creato Dio. Per quello lui è meritatore di ogni lode e fa questo invito, venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Amen. Amen. Io non so, io mi trovo qua in Europa una difficoltà, scusate, io parlo dell'Europa perché io sono innamorato di questo continente. Per quello quando
parlo cercando la forma di costruire, sì? Però mi trovo che in Europa le persone fanno fatica in piegarsi davanti a Gesù. Hanno questa difficoltà. E dobbiamo superare quello. Altrimenti avremo una difficoltà in cielo. Sì, perché la Bibbia dice che davanti al trono tutti viventi che si trovano là si pierdono davanti arcangeli, angeli, serafini, tutta la creazione si ginocchia alla bandiera eterna dicendo: tu sei degno di ogni lode, perché tu hai vinto, Signore Gesù. Tu hai, Signore, morto al nostro posto, Signore, e ci hai fatto. Allora dobbiamo abituarci di qua. Però io vedo che è un compito da superare, una sfida da superare. Sì? Le persone si ginocchiano davanti a qualunque cosa. Viene una difficoltà così semplice e iniziano a piangere. No, dobbiamo veramente, io mi piego davanti alla presenza di Dio. Perché come noi cantiamo tante volte, il posto più sicuro è restare a sui piedi. Quando uno veramente si piega davanti alla presenza di Dio, uno invoca il suo nome e quella debolezza diventa una fortezza nel suo nome, quella paura diventa coraggio, e Dio fa le cose diversamente. Non dobbiamo avere paura di onorare a Gesù, non dobbiamo avere vergogna di ringraziarlo, di onorarlo, perché lui comunque è il meditatore di ogni lode. Venite, presentiamoci davanti all'Eterno, colui che ha creato ogni cosa. Amen. Quello lo dice la parola di Dio. Quello è adorare, l'obbedienza, il sacrificio. Abramo non era così bravo come Davide nel cantare, ma come lui non sapeva cantare, come ha adorato il Signore, ha onorato il Signore gli ha chiesto: dammi tuo figlio in sacrificio. E lui non risparmiò il suo figlio amato, e quello diventò un'adorazione. Alleluia. Abramo diceva: Signore, tu sai quanto voglio bene mio figlio. Signore, gli ho aspettato tanto tempo. Signore, io non so cantare, io non sono bravo nel cantare, Signore, ma la mia adorazione oggi, Signore, è lui. Signore, io ti honro mio figlio, prendelo, Señor Jesús, appartiene a te. Yo so que ogni cosa, Signore, que ce l'ho viene da te, Signore Gesù, e lui lo offre in quel momento. Il Signore, quando vede quel sacrificio, il Signore dice: tu sei veramente mio figlio, tu non hai risparmiato tuo figlio. E quello diventò un'adorazione. Io non so cantare, ma io so cosa è l'obbedienza. Ma noi dobbiamo sapere cosa è il sacrificio. Ma noi dobbiamo sapere cosa è onorare Dio oltre di quello che si sente. Amen. Possiamo dire tante cose di più. Giovanni 16, 12. Un po' di pazienza, mancano 3 ore soltanto. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora la vostra portata. Il Signore stava parlando con i suoi discepoli, così piccolini nella fede. È come io prendere a Gioia e dire: guarda Gioia, il governo italiano, la crisi. Gioia, guarda la crisi economica, guarda questa tassa, e come riesco a pagare. No, lei non è in grado, ma la sua mamma è in grado. Amen, amen. Quello ha detto il Signore. Amen. Da qui non fa niente,
Godetevi questo momento, sfruttate al massimo questo momento, ma dopo ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Alleluia. Quando però sarà venuto Lui, chi è Lui? Lo Spirito. Lui spiega, lo Spirito della verità. Alleluia. Egli vi guiderà. Alleluia. Chi ha lo Spirito di Dio può sbagliare, lo so, ma non si troverà nella strada sbagliata, che è un'altra cosa. Io posso sbagliare umanamente, quando sbaglio umanamente lo Spirito che dimora in me mi prende di mano e mi dice guarda che hai sbagliato, è di questa parte. Amen. Quello fa lo Spirito Santo. Amen. Un credente, una pecora che non ha lo Spirito Santo, ha bisogno che il pastore li chiami ogni giorno, guarda, devi fare quello, devi fare l'altra cosa, tu ti devi comportare di questa maniera. Ma un credente che ha lo Spirito Santo, ascolta lo Spirito Santo che dimora in lui, e lo Spirito Santo condurrà, guiderà la sua vita e dirà cosa conviene di Dio. Ma quando lo Spirito Santo non dimora qua, chi comanda è la carne. Alleluia. E io cerco fare la volontà della carne, la carne mi mette nei guai. Amen. Ma quando io veramente sono guidato dallo Spirito di Dio, è un discorso diverso. Amen. Lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. E vi annuncerà le cose a venire. Ancora egli, ecco qua, chi vuole veramente glorificare, onorare a Gesù, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Non si può glorificare Dio senza lo Spirito di Dio. Io posso cantare a Dio senza lo Spirito, ma glorificare, adorarle, ho bisogno del suo Spirito, perché la mia carne piange, la mia carne si lamenta, la mia carne è negativa. Invece lo Spirito di Dio non piange, glorifica Dio. Lo Spirito di Dio non è negativo, è positivo. Lo Spirito di Dio non guarda l'ostacolo, sta guardando la soluzione. Lo Spirito di Dio è diverso, e allora quello Spirito di Dio esce e inizia a onorare il Signore, e non guarda la difficoltà, non guarda il problema, guarda Gesù, guarda la promessa. Quello fa lo Spirito Santo. È importante averlo. Amen. Io penso che possiamo lasciare un po' per la prossima settimana, è così, però vorrei finire con una storia che mi piace tanto, si trova a Genesi, e con questo finiamo e dopo continuiamo, concludiamo l'argomento là, perché è un argomento dottrinale e noi dobbiamo bere l'acqua di vita. Genesi 21, 14 fino al 20 parla di Agar. E in quel tempo un uomo, Abramo, guarda, quando uno non crede alla promessa di Dio si mette nel guai. Dio aveva detto a Abramo, tua moglie partorirà, lo so che è anziana, anche sterile, ma tua moglie partorirà. E lui guardava sua moglie che invecchiava giorno a giorno e lui diceva, forse io non ho capito bene il messaggio di Dio, e ha preso un'altra donna. Sì? E quell'altra donna partorisce Ismaele. Ismaele in questo momento è tutto
tutta quella nazione e i palestini, e la guerra più prolungata di tutta la storia di Israele e Palestina. Sì. Dove nasce quella guerra? In un momento di mancanza di fede. Alleluia. E guarda che tanti chiamano Abramo il padre della fede. E lui sbaglia in quello che è. E allora la sua serva partorisce da Abramo un figlio, e quel figlio si chiama Ismaele. La serva veramente diventò pesante con la moglie di Abramo, perché la moglie di Abramo non poteva partorire. Allora la moglie di Abramo, Sara, le dice a quella serva: tu devi andarti di qua e fuori, perché comunque non è molto gradevole la tua compagnia. E lei per forza se ne va. E Abramo cosa fa? Iniziamo a leggere. Abramo si alzò la mattina di buona ora, prese del pane e un'otre d'acqua, e gli diede ad Agar, mettendogli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Ci fermiamo qua. È una storia, perché Abramo gli ha detto: va bene, porta questa roba da mangiare, qua ci sono dei panni, qua c'è l'acqua. E lei sulla spalla portava quell'acqua, e ogni volta che suo figlio piangeva si fermava, riposava un po' e offriva da bere a suo figlio. Ma dopodiché l'acqua non c'era più, e il figlio inizia a piangere, e lei guarda, come si chiama quello? Oltre? Guarda l'oltre e non c'era acqua. Dove l'acqua di Abramo? È finita. E siamo in mezzo al deserto. Cosa possiamo fare? Non c'è nessuno. Chi può venire nel mio aiuto? A chi posso invocare io? Abramo ci ha lasciato qua da soli. Allora la cosa più semplice sarà aspettare qua la morte. E lei mette a suo figlio a distanza di un tiro d'arco, sì, perché lei inizia a guardare suo figlio come inizia a morire. Una madre di fronte a suo figlio, e suo figlio piangendo, chiedendo acqua, e l'acqua non c'era in quel deserto. È una storia triste, è una storia che ci fa riflettere tantissimo. E l'acqua di Abramo non c'era, e ci sono tanti fratelli che stanno attraversando un deserto con la propria acqua. Alleluia. Con la propria acqua. E nel percorso del deserto di questa vita cristiana, quell'acqua finisce. E dopo viene la sete. E io vi dico una cosa: c'è una generazione, ci sono tanti ragazzi fuori che piangono, perché stanno morendo veramente di sete. E noi guardiamo la nostra vita e noi diciamo: neanche io ce l'ho, ho sete anche io, non posso fare niente per te. E quello veramente è una tristezza. Ma la Chiesa no si può permettere quel lusso di dire alle persone: no, l'acqua non ce l'abbiamo neanche noi,
perché noi abbiamo la stessa, la nostra acqua, il mio carattere, il mio ragionamento, la mia intelligenza, la mia saggezza, e con quello mi la calo, mi arrangerò con quello, non è sufficiente, non è abbastanza. E quella donna sta guardando suo figlio che muore piano piano, e l'unica soluzione è l'acqua. Ma non esistono porte in quel posto là, non c'è una porta da usare, non esiste niente là. Senti che quando io guardo questa generazione, tanti ragazzi, e parlo con qualcun ragazzo qua fuori, esiste la morte. Fuori l'unica cosa che c'è è la droga, è la disco, è la prostituzione, è tante cose, e questa generazione sta morendo piano piano, e loro chiedono acqua e le danno da bere ma non dall'acqua viva. Per quello ogni weekend fanno le stesse cose, perché hanno sete e devono andare a prendere a quel posto quella cosa, quella dosi di felicità, tra virgolette, e si alimentano con quello. Ma la cosa più triste è che a volte chiudono la nostra porta. E tu conosci Dio, tu sei figlio di Dio, magari tu mi puoi venire incontro, mi puoi aiutare in qualcosa. E noi cerchiamo in noi stessi, anche noi non, acqua non ce l'abbiamo. E i nostri figli. La Chiesa della Colombia si è reso conto che mentre noi guadagnavamo le anime fuori, i nostri figli si perdevano in chiesa. E la Chiesa deve crescere con questi bambini qua. Amen, amen, amen. Quando ci siamo accolti di quello, abbiamo iniziato a fare un lavoro con i bambini della Chiesa, con i ragazzi della Chiesa. Li stiamo riprendendo tanti ragazzi, li stiamo recuperando tanti ragazzi, tanti giovani. E la Chiesa presente vive, e questa Chiesa presente deve dare l'acqua alla generazione che viene dietro di noi. Una generazione che sta morendo. Amen. Cinema, discoteca, tanti posti da visitare, e la generazione muore. Cosa vuol dire? Che quella non è la soluzione. Amen. E magari inizia a piangere anche suo figlio. Io non riesco a capire bene qua questa traduzione. Nella traduzione spagnola dice che Ismaele inizia a piangere. E dice la Bibbia che Dio ascoltò il pianto di Ismaele. Parlo con i genitori. Noi dobbiamo renderci conto quanto piangono i nostri figli. Amen. Forse stanno morendo. E lui dice a piangere. E sua madre dice, guarda, l'ultimo pianto, il mio figlio sta morendo. Mi trovo così con le mani legate perché non posso fare niente per mio figlio. Perché veramente la provvisione di Adamo è già finita, è già andata via e non c'è niente. Oggi per quello ho iniziato questo insegnamento. E quella donna ha detto, dammi da bere. Acqua non ce l'ho. E io mi invito oggi a fare una cosa. Come mi faccio capire? Lotre. Forse se mi piego con la nostra acqua. Io mi invito a fare così. Girare con la bocca giù. Amen. Sì. E dirle, Signore, dammi dalla tua. La mia acqua non è abbastanza. Anche io a volte sento morire, Signore Gesù. Dammi della tua acqua, Signore Gesù, perché ci sono tanti ragazzi, c'è una generazione che sta morendo, che sta gridando, che sta piangendo, Signore Gesù, fuori. E io devo fare qualcosa di più, Signore Gesù. E io mi presento davanti a te. E quando Ismaele inizia a piangere, il cielo si apre. Il Signore d'ascolto esaude il suo pianto, la sua richiesta. Tu sei Ismaele, io ti conosco, tu sei figlio di Abramo. Non ti lascerò qua in mezzo a nulla. Non ti abbandonerò, io sono il Dio del tuo padre e ci sarò il tuo Dio.
In quel momento dice la Bibbia che il Signore apre gli occhi di quella donna e lei non beve un bicchiere d'acqua, lei beve una sorgente come un fiume che scorreva in mezzo al deserto. E lei, io, mi viene in mente, inizia a piangere, inizia a onorare a Dio, inizia a ringraziarlo: Signor Gesù, veramente io ti ringrazio, io era così cieca, Signore, che non riuscivo a vedere questa fontana, questa sorgente, ma adesso sono in grado di vederla. E lei va, prende suo figlio in braccio e lo porta e dice: vieni, andiamo insieme a me. L'acqua Dio. E io finisco con questo argomento. Oggi è l'inizio dell'anno, il primo colto. Abbiamo tanto da fare, ma quell'acqua che noi abbiamo forse non è abbastanza, o forse noi portiamo la nostra acqua. E io vorrei entrare per terra la mia acqua e dire al Signore: dammi di quell'acqua, della tua acqua. Io invito a stare in piedi in questo momento. Io vorrei parlare con una persona che di cuore limita al Signore oggi, Signore. Tante volte che io bevo dell'acqua sbagliata, quell'acqua sporca, ma oggi non vorrei voglio bere l'acqua della vita, i doni, i ministeri, opera di Spirito Santo, i miracoli, promesse, cose che coinvolgono quell'acqua. Facciamo una preghiera in questo momento, chi è d'accordo? Ma non lo so, se in mezzo a noi c'è una Agar o un Ismaele, che vuol dire: il Signore, sto morendo, Signore Gesù, dammi di quell'acqua. Detto all'inizio: Signore, dammi di quell'acqua, Signore Gesù. E vorrei avere una donna, un fratello, un amico che